Cari telespettatori, ben ritrovati a questa nuova puntata di Conoscere i funghi. Oggi abbiamo incontrato una specie al margine di un sentiero e questo è l'ambiente tipico per questa specie, perché è una specie proprio che incontreremo con facilità al margine dei sentieri e al margine delle strade, anche spesso al margine di strade di ghiaia, dove si accumula un po' il materiale ghiaioso sulle scarpatine laterali, e lì è frequente questa specie. Si tratta di Clitocibe connata, nota anche con il nome di Liophyllum connatum. È un fungo completamente bianco che cresce in genere cespitoso, infatti il nome connatum vuol dire nato insieme, infatti numerosi esemplari concrescono con una base comune. È importante conoscere questa specie perché in alcuni testi è ritenuta una specie commestibile. In realtà, secondo le nostre indicazioni, diciamo che questo fungo è da ritenere un fungo sospetto. Vediamo di conoscerlo meglio. Allora, inizialmente il cappello è convesso nei giovani esemplari, perfettamente bianco. Solo a maturità possono comparire delle piccole aree o delle tinteggiature leggermente grigiastre. Le lamelle sono perfettamente bianco, di un bianco crema, piuttosto fitte. Il gambo è abbastanza cilindrico, più o meno compresso, un po' irregolare in superficie, con delle fibrille longitudinali più o meno evidenti. Se noi andiamo a tagliare un fungo o aprire un fungo, proviamo ad aprirlo così, vediamo che è un fungo a carne fibrosa, la carne anche all'interno è più o meno bianca, in questo caso sembra un po' giallina perché è imbevuta, impregnata d'acqua. L'odore è un odore gradevole, da alcuni definito odore di giaggiolo, e la carne ha un sapore dolciastro. Un carattere importante per riconoscere questo fungo è mettere sulle lamelle o sul cappello una goccia di solfato di ferro. Qui io mi sono portato una boccetta di solfato di ferro e proviamo a vedere cosa succede. Allora, se io metto sulle lamelle del solfato, prendiamone un po' di più, questa reazione è piuttosto lenta. Ci vorranno alcuni minuti prima che le lamelle in quel punto assumono una colorazione violacea, colorazione che invece è evidente in questa parte dove ho messo del solfato di ferro qualche minuto fa. Qui si vede bene questa colorazione violacea. Questa reazione ci permette di riconoscere con sicurezza Clitocibe connata, riconoscerla da altre clitocibi bianche che sono assolutamente da ritenere tossiche. Attenzione, questa specie però, secondo le nostre indicazioni, è da ritenere sospetta e quindi non è il caso di consumarla. Con questo è tutto, ci rivediamo con una nuova specie.